Salutare anche le sorelle, ma dire fratelli e sorelle all'inizio la gente dice questo si è montato la testa, va bene? Allora, grazie di cuore per l'invito, ringrazio voi per la possibilità che date a me e al governo di esservi vicino in questo momento, perché è un regalo che ci fate, aprite le porte del nuovo stabilimento a chi in questo momento rappresenta il governo, per dire che tutti insieme crediamo nel futuro dell'Italia e che non ci accontentiamo di vivere in un paese in cui si pensa che la parte migliore ci sia già stata. E perché questo possa realizzarsi, io devo salutare voi, salutare tutte le autorità istituzionali, Giorgio Squinzi nella sua veste di presidente di Confindustria, le autorità, i sindaci, ma anche, lasciatemelo dire così, le autorità che insieme alla famiglia Bonomi hanno realizzato questo sogno, così lo ha chiamato Aldo lungo più di 100 anni. Mi sono memorizzato un po' di nomi: Domenico, Annibale, Mario, Luciano, Elio, le autorità che sono più importanti del Presidente del Consiglio, perché sono quelle che giorno dopo giorno, quotidianamente, hanno consentito con il lavoro delle proprie mani di realizzare questo bene, che è un bene privato perché giustamente appartiene a una famiglia, ma che è anche un bene comune. Aldo, introducendo l'intervento, ha spiegato molto bene come ci sia una relazione con il territorio, un rapporto forte con l'indotto economico, ma anche con i valori profondi che stanno alla base di questo territorio, in particolar modo nel bresciano, ma che dovrebbero riguardare tutta l'Italia. E allora, se mi permettete, io non vi parlerò né di legge di stabilità, né di riforma del mercato del lavoro, né di valutazione di politica macroeconomica finanziaria alla luce dei provvedimenti presi. Non, cercherò di non addormentarvi, non è detto che vi riesca, ma ci provo. E vi dico che Carlo mi ha raccontato che ha disseminato in azienda un po' di frasi. Se fai una cosa, falla bene, applauso. Che anche se non è di Brescia rende l'idea, è la prima frase che trovate qui. Vale per questo stabilimento che è fatto bene in classi con efficienza energetica, è fatto bene come qualità. Aldo ci raccontava dell'innovazione logistica che sta alla base anche probabilmente dell'abbassamento di costi che serve per competere a livello internazionale. Fare per bene le cose, ma lo dico alle lavoratrici e ai lavoratori, fare per bene le cose non significa soltanto avere una mensa efficiente e buona, come mi è stato spiegato, o lo stabilimento Tecnogym, che in questo momento servirebbe a diversi di noi, cioè a me, parlo per me, per educarsi alla qualità della vita di tutti i giorni. Fare le cose per bene significa anche mettere la passione, Squinzi ha detto cuore, passione e determinazione in ciò che facciamo. E allora a tutti quelli che dalla mattina alla sera ci raccontano che l'Italia non ce la fa, che non riusciremo mai a uscire dalla crisi, l'Italia è dove è, in una posizione di straordinaria forza nel mondo, nonostante tutti i limiti e le difficoltà, perché è stata riempita da persone che nel lavoro quotidiano hanno tentato di fare le cose per bene. Se c'è una cosa che ci invidiano nel mondo, non è soltanto la qualità artistica e culturale del nostro paese, che pure è innegabile, è forte, ma è la capacità, qualcuno lo diceva con parole molto belle, Carlo Maria Cipolla, ma indipendentemente dalle frasi a effetto, è la capacità di fare in modo straordinario i prodotti, quello che poi è diventato il Made in Italy.
A me colpiva, lo dico non parlando di Brescia, se no sembra una captazio benevolenze, parlo della mia città, quando ho fatto il sindaco, mi colpiva che i grandi investitori internazionali mi dicevano che era meraviglioso vedere gli Uffizi, Palazzo Vecchio, che restavano senza fiato pensando alla straordinaria bellezza del Ponte Vecchio di Santa Croce, ma che poi quello che colpiva loro era la capacità degli artigiani come quella degli ingegneri di fare all'ombra di monumenti, di opere d'arte straordinarie, cose belle, di altissimo livello. Lo dico perché non voglio evitare di parlare dei problemi che pure abbiamo, che sono tanti, ma perché il mondo globalizzato ci consegna uno spazio d'azione maggiore rispetto al passato. Noi abbiamo nei prossimi 10 anni 800 milioni di nuovi consumatori che chiedono sì di venire a fare la visita turistica in Italia, e noi dovremmo attrezzarci di più per accoglierli, ma chiedono soprattutto prodotti legati al Made in Italy, chiedono bellezza, chiedono qualità, chiedono Italia. In Italia la globalizzazione è stata accolta come una minaccia, come, oddio mio, adesso arrivano i problemi, e non si è colto il fatto che tante nostre aziende sono riuscite a stare sul mercato anche in un momento di crisi di consumi interni perché hanno avuto la forza, l'intelligenza e la visione di riuscire a fare qui prodotti che nessuno fa, che nessuno riesce a fare, che cercano di copiarci e riuscire a venderli nel mondo. Ecco perché io ritengo che l'Italia sia un bivio. Ci sono due Italie in questo momento, che ognuno di noi può ragionare di tante Italie diverse, l'Italia degli ottimisti e dei pessimisti, l'Italia che ce la fa, l'Italia che soffre, l'Italia che ci crede, l'Italia che non ci crede. Io dico che c'è l'Italia di quelli che ci provano e l'Italia dei gufi. Mi dicono che non devo offendere i gufi e allora smetterò di utilizzare questo paragone. Ma il punto fondamentale non è il generico ottimismo. Gli italiani forti sono quelli, lo dico davanti a Squinzi che è un ciclista ed è sponsor del ciclismo, anche del calcio, ma diciamo del ciclismo, in passato. L'Italia che io ho sempre adorato è quella di Ginetta Cebartali, per dirvi un altro della mia terra, che faceva le cose che doveva fare, si lamentava sempre, diceva che è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Poi però quando c'era da prendere la bicicletta, non e vincere il Tour de France, ma e salvare le vite degli ebrei, portando di nascosto i documenti falsi e andando a rischiare la pelle pur di difendere un valore, beh, l'Italia dei Ginettacci Bartali era l'Italia che riusciva a renderci orgogliosi di vedere il tricolore a cui Aldo ha fatto riferimento. E allora siamo qui noi. Ciascuno di voi può pensare che le cose non vanno come dovrebbero andare e che si stava meglio quando si stava peggio. Uno vede l'attuale Presidente del Consiglio e dice mamma mia come ci siamo ridotti in basso. Però fatto sta che siamo qui, in questo momento, nel 2014, in un mondo che chiede più bellezza e più qualità e dove noi dobbiamo avere la forza, il coraggio, l'entusiasmo e l'energia di dire che ci sono un sacco di problemi. Ma la differenza tra quelli capaci e quelli che chiacchierano è che quelli capaci i problemi non li enunciano, li risolvono. Noi siamo qui e non molliamo di un centimetro e ci prendiamo tutta l'energia di cui c'è bisogno. Perché tutte le questioni aperte in Italia, dalla questione del fatto che ci sono troppi politici e abbiamo iniziato con il Senato a ridurne il numero, e abbiamo iniziato con le province a ridurne il numero, e abbiamo iniziato con il governo a ridurne il numero, dalla questione che c'è troppa burocrazia e ci sono troppe persone che pensano, lasciatemelo dire, che fare il dirigente pubblico sia una missione divina. Io sono contento che ci siano tanti dirigenti pubblici che fanno bene il loro lavoro, però abbiamo messo un tetto al loro stipendio non solo per un fatto economico ma per dare un segnale. Un grande imprenditore diceva che tra il massimo stipendio del dirigente e l'ultimo stipendio dell'operaio non può esserci più di 10 volte la stessa cifra, era Adriano Olivetti. Ecco, io credo che almeno questo nel pubblico si può fare. Abbiamo iniziato a ridurre e a dire che dobbiamo semplificare. Ha ragione Aldo quando dice non è possibile continuare ad avere un sistema così complicato, che riguarda anche il fisco, certo, che riguarda anche il fisco, è ovvio. Però per iniziare a ridurre il sistema di pressione fiscale, guardiamoci negli occhi, bisogna avere il coraggio di dire
che anche nella macchina pubblica alcuni tagli vanno fatti, che c'è troppo grasso che cola dentro la macchina dell'amministrazione pubblica e che avere il coraggio di ridurre le spese non è un'operazione di taglio, è un'operazione che fa chiunque in una famiglia normale. Vi faccio un esempio, voglio farlo alle operaie, agli operai. Se uno prende, prendete di più naturalmente, ma se uno prende 1000 euro al mese, ce la fa, facendo tanta fatica, perché senza fatica non ci si fa, e già forse ci si fa lo stesso. Se vi viene chiesto di ridurre il 2% di quello che voi prendete, il 2% significa che dovete togliere 20 euro dallo stipendio mensile, che vuol dire un caffè in meno al bar al giorno. Ora, in questi anni la politica ha chiesto agli operai di fare questo lavoro qui, ha chiesto di ridurre, di tagliare, di stringere la cinghia. La politica ha chiesto agli imprenditori di ridurre e di tagliare, tant'è vero che gli imprenditori hanno la tassazione che Aldo ricordava prima, che è oggettivamente allucinante, e che abbiamo iniziato a ridurre con il 10% dell'IRA. Giustamente Confindustria dice che è poco, fa il suo mestiere. Ma chi è che non ha fatto i sacrifici fino a questo momento? È stata la macchina pubblica nel suo insieme, che ha ancora troppi centri di costo. Allora noi, con questa finanziaria, con questa legge di stabilità, andiamo a intervenire restituendo 80 euro a chi non arriva a 1500 euro al mese, dando una riduzione dell'IRAP del 10%, che naturalmente non basta, semplificando il sistema fiscale, semplificando anche il sistema della giustizia civile. Però semplificando il lavoro, Giuliano ha detto parole chiare e si è collegato a ciò che ha detto Carlo sull'importanza del lavoro. Però guardiamoci negli occhi, non si va da nessuna parte con le riforme senza cuore. Noi le riforme le facciamo, le stiamo facendo rispettando i tempi e continueremo a farle costi quel che costi. Ma dalla crisi si esce soltanto con i discorsi che ho sentito stamattina, non con i discorsi che faccio io. I discorsi che ho sentito stamattina sono quelli di una grande famiglia, che ha iniziato 114 anni fa, 113, ho capito bene, 113 anni fa, che prova quotidianamente a mettersi in gioco e che cerca di coinvolgere in questo mettersi in gioco tutti quelli che lavorano con lei. Per me ci sono due Italie, l'Italia di quelli che criticano, che critica, tutti i giorni, ti alzi la mattina e questi schiaffeggiano anche le nuvole, si arrabbiano, sono capaci di mettere il broncio persino ad arcobaleno e va tutto male e non ce la faremo mai. Sono gli stessi che da 30 anni hanno occupato gli stessi posti e adesso dicono a noi che noi non ce la faremo. Cari amici tutti, noi ci metteremo il cuore e ce la metteremo tutta per riuscire a farcela. E poi c'è l'Italia di chissà che molte cose le sbagliamo, molte cose dovremmo farle meglio, che c'è bisogno di imparare. Io, a chi mi dice che devo prendere le critiche, dico è vero, perché le critiche aiutano tutti, aiutano il caposquadra, aiutano l'imprenditore, aiutano il sindaco, aiutano il presidente del consiglio, aiutano la mamma in famiglia. Però questa Italia dalla crisi noi la portiamo fuori se smettiamo di vivere il coro e la lamentela e la litania della rassegnazione e proviamo a fare quelli che si tirano sulle maniche, come hanno fatto i senior di questa azienda, come fanno quotidianamente le lavoratrici e i lavoratori e come, lasciatemelo dire, bisogna che facciano un po' più convintamente i politici. E allora, e ho finito, Rubinetteria e Brescia insieme sono due eccellenze del Made in Italy, perché io non ho detto una parola sul sistema delle rubinetterie, ma è un grande punto di forza del nostro paese. Ma come? Ieri mi dicevano, ma come? Vai alle rubinetterie e non vai ai grandi conventi? Se l'Italia è quello che è perché c'è un sacco di donne e uomini che nella piccola e media impresa, che poi è diventata grande, si sono spaccati la schiena e hanno creato dei settori in cui siamo i numeri uno al mondo. E noi dobbiamo difendere queste donne e questi uomini, la loro storia, e dobbiamo difendere il loro futuro. Le rubinetterie sono uno dei sistemi d'eccellenza, bisogna certo rilanciare le milizie in Italia, ragione Giorgio, abbiamo iniziato con lo sblocca Italia alcune misure, è chiaro che nello sblocca Italia non ci sono quattrini, ne sono 4 miliardi, non sono pochi ma rispetto ai grandi numeri,
Allo sblocca Italia non serve tanto a mettere soldi in più, serve iniziare a dire che quelli che già ci sono spendiamoli. Perché quando io penso che per liberare finalmente un tubo del gas che dall'Azerbaigian deve arrivare in Puglia c'è stato bisogno di un decreto legge che abbiamo dovuto fare noi, è il segno che il sistema va cambiato e va davvero sbloccato. Quando io penso che siamo in una crisi energetica che tutti conoscete e abbiamo un sacco di petrolio in Basilicata e in Sicilia che non tiriamo su per problemi dei comitati di turno, io dico, vorrà dire che perderò qualche voto. Ma la norma per sbloccare e per tirar su il petrolio in Basilicata e in Sicilia, creando posti di lavoro in Basilicata e in Sicilia e consentendo a questo paese di vincere la sfida energetica, io la norma la faccio, anzi l'ho già fatta, vada come deve andare. Bene, rubinetterie, e poi aspettatelo dire perché c'è il sindaco di Brescia, ci sono i sindaci delle aree, l'Italia ha molto da imparare anche da voi, a voi che siete come tanti altri delle belle teste dure, quindi non è che siete, ma siete delle persone che hanno fatto la storia dell'Italia, voi bresciani, voi lombardi. Io guardo i numeri macroeconomici e vedo che due Italie ci sono anche nei numeri della crescita al nord, che sono numeri tedeschi, e nei numeri della crescita al sud. Noi dobbiamo investire sul sud, per bene, sradicando la corruzione e distruggendo tutti quelli che vogliono mettere e avere un potere di veto. E lo faremo e ci arriveremo spendendo meglio innanzitutto i fondi europei. Però non possiamo negare che qui al nord c'è un settore che tira straordinariamente, è il settore economico che ha dei numeri di crescita che sono pari, se non superiori in alcuni casi, a quelli della Germania. E allora ho finito, io chiedo una mano a questa grande famiglia, non alla famiglia Bonomi, questo bravo Matteo è arrivato dalla sera che è mia cugina, che ho pagato appositamente prima. Finisco su questo, chiedo una mano. A me è capitata una cosa straordinariamente bella e inaspettata per tanti aspetti, che è quella di essere il depositario dei sogni, in alcuni casi anche degli incubi degli italiani. Grazie al consenso anche di chi in passato votava da altre parti, abbiamo ottenuto un patrimonio incredibile di risultati alle elezioni europee. Io però so che quel risultato non è per me. Io so che quel risultato non è un risultato per la persona Matteo Renzi. Quel risultato è degli italiani che chiedono all'Italia di tornare a fare per bene l'Italia. Allora, quello che vi chiedo, da uno che pro tempore fa una sorta di bonus pater familias, direbbe il codice civile e il diritto romano, cioè di quello che in questa grande famiglia che è l'Italia, per un po' di tempo è chiamato a coordinare e a cercare di mandare avanti le cose, io vi chiedo un aiuto. Smettiamo di credere alla cultura della rassegnazione. Rimettiamoci in gioco. I grandi esperti che ci spiegano che siamo finiti sono gli stessi esperti che negli ultimi 20 anni non ne hanno azzeccate una. Mettendoci insieme, spaccandoci la schiena, tutti insieme riporteremo l'Italia laddove deve stare, credibile in Europa, come abbiamo fatto con la vicenda dell'Alto Commissario e come continueremo a fare sulla politica economica, ma soprattutto credibile a casa nostra, dove i nostri figli devono tornare a essere orgogliosi del tricolore e dove devono tornare a essere orgogliosi del fatto che qui c'è una storia bellissima, la storia della famiglia Bonomi, ma la pagina più bella di questa storia, sono d'accordo con Aldo e con Carlo, la scriveranno i loro figli e i loro nipoti, perché il meglio anche qui deve ancora venire. In bocca al lupo a tutti voi.